social. Eccoci di nuovo qui, cari ascoltatori e amici di Live Social, sulle nostre frequenze di Radio News 24. Io sono Chiara, vi porto nel mondo dei nostri ospiti, delle tante interviste e storie. Vi presento subito il nostro prossimo ospite, Antonio Minenna. Ben trovato, Antonio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è un imprenditore oleario, giusto? Sì. Certo. Ci racconti di questa sua passione, di questa sua attività? Beh, siamo una famiglia da quattro generazioni di frantoiani in Puglia. Sì, quindi il migliore tra i migliori, insomma. Beh, la Puglia diciamo che è l'asse trainante dell'olivicoltura, certo. E dell'olio, che è il... Che cosa dire? Partiamo sempre dai dati ufficiali che attualmente il popolo italiano è l'82% del popolo richiede il Made in Italy. Assolutamente. Specialmente in questo momento è importante, poi veramente. Appunto, in questo momento è molto importante dare spazio, sì, al nostro prodotto, anche al Made in Italy in sé per sé. Certo. Calcolando che la produzione italiana è stimata a 330.000 tonnellate di olio, quindi siamo il secondo paese produttore dopo la Spagna. Tutto per una questione di qualità. Il nostro olio effettivamente sono molto buoni. Qual è la caratteristica delle vostre produzioni di olio? Beh, sulla nostra zona in prevalenza è la coratina. Ah, ok. Abbiamo questo prodotto richiesto in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche. Certo. Il resto degli oli, sì, sono, parliamoci francamente, sono tutti buoni gli oli, ma in prevalenza è sempre l'olio italiano che rimane uno dei migliori. Assolutamente. E voi fate produzione e vendita, come è andato quest'anno il raccolto? Beh, quest'anno è abbastanza bene, non possiamo lamentarci. È un po' l'effetto dei cambiamenti climatici, diciamo. No, per il momento no. Un po' la zona del sud barese sta affrontando la situazione Xylella. Ah, esatto. Quello è un problema serio, un po' sottovalutato da tutti. E vedremo gli esperti cosa diranno. Si stanno creando altre piantagioni super intensivi. Con il tempo, forse, chissà se riusciremo a trovare la giusta cura per questi alberi, altrimenti non so. Vedremo il tempo che cosa ci dirà. Certo, speriamo insomma che vada sì. Per il meglio. Beh, ce lo auguriamo per tutti. Voi fate anche diciamo delle spedizioni per chi volesse provare, certo. I vostri oli, avete una pagina, certo. Facebook, una mail dove... Certo, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo le mail, facciamo spedizioni in tutta Italia. Ottimo. Facciamo. Allora, vogliamo, certo. Dare i vostri contatti così. Sì, il nostro indirizzo web è www.frantoioleariobitontino.it. Okay. La nostra pagina Facebook invece è Frantoio Oleario Bitontino. Ah, ok. Allora invito veramente tutti i nostri ascoltatori ad andare sulla vostra pagina Facebook, sul vostro sito, scoprire questo mondo e mettere mi piace, condividere il video dell'intervista e contattarvi insomma per assaggiare i vostri straordinari oli. Grazie. Grazie tanto. Veramente buon lavoro, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie anche a voi, siete stati molto gentili, vi ringrazio. D'accordo, arrivederla, buona giornata a voi. Amici di Live Social, restate con noi, tante altre interviste e storie. Live Social.